Dominio da una parte, rimonta dall'altra. Il primo fine settimana del girone blu racconta di due squadre friulane vittoriose, caparbie, toste, insomma, che conferma come saranno clienti difficili per tutti. Udine ribadisce di avere feeling con le partenze in salita, una cosa che di certo non farà piacere a Finetti, ma i bianconeri stanno dimostrando di saper vincere in volata, grazie alle qualità dei suoi interpreti. Nella giornata in cui non gira Ale Gentile, infatti, ci pensa Isaia Brisco a illuminare la scena. Giocate da campione assoluto, quelle dell'ex NBA che si carica la squadra sulle spalle nel 42-17 degli ultimi 13 minuti, che ha frustrato una Assigeco Piacenza incredibilmente padrona del campo fino ad allora, pur senza Sabatini e con McGusty a meno di mezzo servizio. Udine la vince anche con la complicità tra Finetti e Grazzini, con il primo che lascia la scena al secondo nel post partita per le scelte che hanno portato alla vittoria, in cui la stella di Brisco, come detto, risplende, ma lo fa grazie a un Monaldi sempre più padrone del palcoscenico e un Cusini intramontabile, oltre che a un Esposito dinamico, un Palumbo commovente a giocare sopra il dolore della distorsione alla caviglia. Udine vince, ma ora deve trovare i giusti equilibri per giocare bene anche con Gentile e Brisco insieme nel quintetto. A Isaia, che con Esposito il sabato precedente si era recato a Cividale per osservare la prossima avversaria, Milano. Ecco, quanto visto va dimenticato, perché nel palazzetto ducale l'Urania è durata sì e no un quarto, spazzata via da una Web troppo in palla. Pepper ha infiammato il palagesteco nella prima metà, Redivo nella seconda. Canestri pazzeschi, trame fluidissime, frutto di un lavoro tosto di 2 settimane di richiamo di preparazione che è costato 2 sconfitte inutili, ma che ha dato via allo show delle Aquile. Oltre agli stranieri, Cividale ha fatto sfoggio di un Rota assistman prezioso, un Mua che ha giocato da terzo americano e un Furin sempre più difensore roccioso, anche contro atleti del calibro di Piunti e soprattutto Hill. Scuro in volto Amato a fine partita, e per Udine che andrà al Pala Lido non è un bel segnale. I meneghini hanno voglia di rivalsa, ma Udine dopo 8 vittorie di fila al Carnera ora deve vincere in trasferta per provare ad agganciare a 8 punti una tra Cividale e Torino di fronte sabato nella sfida al vertice, in cui al vertice ne resterà soltanto una, anche perché manca ancora tanto. Però PS, finisse così ai quarti di playoff, ci sarebbe il derby. Ha già detto tutto Stefano Giovanpietro nel servizio, manca solo a chi è andato il premio Nosferatu, a chi ha inventato la fase a orologio, premio assolutamente ad honorem. Non lo capiscono gli stranieri in generale, mi hanno spiegato che Brisco sta ancora domandando ma per cosa stiamo giocando, e caro Aise, hai ragione, obiettivamente è molto molto difficile capirlo, e infatti il premio Nosferatu va a chi ha inventato tutto questo. Intanto 2 belle vittorie diverse, ma assolutamente significative entrambe. Manca il colpo in trasferta alla più, manca questo, sono arrivate 8 di fila in casa al Carnera. Che dire di Cividale, solo applausi scroscianti, una squadra ben allenata, costruita bene ma gestita benissimo dal grande maestro che è Pillastrini, con ordine. Da un grande vate della pallacanestro a un giovane molto molto interessante che è arrivato pronti via proprio poche ore prima del derby con Cividale, Gianmarco Bertetti. Ben arrivato, ciao Gianmarco. Grazie mille per l'invito. Prego, figuriamoci. Una volta era giovane anche lui. Buonasera. Roberto Premier, buonasera, arrivederci. Buonasera e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, sei in anticipo. Caro Stefano, buon Ferragosto. Sì, si è avvantaggiato il buon Roberto, ma come non mai io oggi sono strafelice di avere qui con noi, come al solito, collegato, Pietro Colnago. Ciao Pietro, cosa hai da dirci? È colpo basso. Non te l'aspettavi, eh? Però penso di Nino Duncan, ragazzi, ha fatto la storia di mezza America, eh? È che ti trattiamo male. È Manlio che ti pensa che fa ste cose. Era l'inno di liberazione della gente povera del Sid Dark. Bellissimo. L'orologio è un 155 strada in su, era solamente Dancing in the Dark. Comunque hai visto anche l'orologio, te l'avevamo promesso. Sì, l'ho visto. Allora. Senti, parlando di cose meno canterecce, però hai in alto i cuori per entrambe le squadre friulane. Direi di sì, e direi che la dimostrazione del fatto che Udine fosse una squadra con gli attributi è arrivata proprio nel momento in cui gli attributi dovevano venire fuori. Cioè, essendo stata sotto per 3/4, il parziale che è arrivato nel quarto quarto è stato il parziale decisivo.
Diceva bene prima Stefano che nella giornata no, di Gentile sono arrivati i canestri di Brisco, certo, sono arrivati i canestri di Brisco, ma lasciatemi spendere due parole per il totem che è Pandino Cusin, che ragazzi, ieri ha fatto di tutto, cioè domenica ha fatto di tutto, ha preso rimbalzi, ha fatto canestro, ha fatto blocchi, ha guidato la squadra in difesa, è andato ad aiutare su tre uomini diversi in una stessa azione e poi soprattutto un Monaldi che è sempre più un giocatore di riferimento quando si tratta di fare canestro da 3 punti, quando si tratta di guidare la squadra a ritmi che sono diversi, perché questa partita è stata una partita sincopata. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano dei Piacenza che andava a 200 all'ora e Udine che gli correva dietro, momenti in cui Udine frenava e Piacenza faceva fatica a capire che tipo di pallacanestro giocare. Poi sono arrivati i canestri importanti. Questi canestri importanti fanno la differenza da qui alla fine della stagione. Se questa squadra riuscirà, come dicevi tu prima, a trovare questa dimestichezza nelle difficoltà, anche in trasferta, saranno problemi un po' per tutti. Cividale invece, posso dirti una cosa, non mi ha sorpreso. Non mi ha sorpreso perché Pilastrini in situazioni come queste gioca una pallacanestro che è difficile da decifrare. In quel campo ci sono state tante di quelle trappole che nessuno è riuscito a capire dove mettere le mani. Amato ha cercato in una maniera, come solito fare, di trovare la soluzione individuale, ma contro questa squadra così organizzata, con un Pepper che segna in questa maniera, ma non solo Pepper, perché sono arrivati punti importanti anche dagli italiani, troppo facile vincere in questa maniera qui, nel senso, se non gli metti le mani addosso per 40 minuti, Cividale ti mette in difficoltà sia in attacco che in difesa. Posso fare a questo punto no, su Faccia Cusin, lei. perché se mi nomini Cusin io mi serviva un touch solo per la sua partita. Ha fatto delle giocate incredibili, le andiamo a vedere un Eh po' sì, eh al sì. volo. Cusin ha fatto davvero di tutto. Qui una rimessa regalata da Piacenza, c'è tutta la qualità e la sensibilità di una bellissima azione alto-basso da parte di Udine con Esposito che la va a prendere subito il lob e qui il canestro di Cusin che rotola su se stesso, poi la mette dentro, tanto per citare qualcosa. Poi è un Cusin che negli assist è stato preziosissimo qui per la tripla, piedi a terra di Monaldi, guardate il punteggio, 73 pari, era assolutamente incredibile. Poi il gioco a due, blocco e va a schiacciare, ha fatto delle cose da giovanotto, possiamo dire così. Poi il suo piazzato, ha fatto davvero tutto il repertorio possibile. Questo è un tiro anche molto importante perché è il 70-71 sull'assist di Esposito, ancora in difesa, ovviamente il pandino, come lo chiama giustamente Pietro Colnago. Qui guardate come segue bene la penetrazione dell'avversario, stoppata e come al solito un'ottima difesa porta a un ottimo attacco e a un canestro importante per Udine in cui viene sempre coinvolto Cusin con le finte di consegnato, poi la palla che finisce a Monaldi fino ad arrivare poi al canestro di Esposito. Infine, due fotografie di Cusin, una in cui un'azione in cui è successo di tutto, ma qui proprio va apprezzata la grinta di Udine, la sporca Monaldi, la recupera Cusin, poi la palla che arriva da Brisco, ancora un passaggio difficile, sembra un'azione che è nata male, Palumbo tripla e poi qui tutto il lavoro di Cusin che prende botte in mezzo a tre, però rimbalzo offensivo e canestro e infine, questo è meraviglioso, questo anticipo va a massacrarsi a terra recuperando due volte il pallone, purtroppo in questa azione non arriverà il canestro per Udine, però Cusin è ancora lì a terra in confusione dopo le botte prese, arrivano i passi di Esposito, però un giocatore della sua età, del suo carisma, del suo curriculum che ti fa questo, non è un caso che vinci. I due estremi del segmento, Cusin, Gianmarco. Cioè, sei arrivato in una squadra dove c'è veramente l'almanacco della pallacanestro. Sono Vedendo il curriculum, no? arrivato in una squadra dove mi fa molto piacere giocare perché scherzando il primo giorno con Alessandro Gentile gli ho detto fino a 6 o 7 anni fa ti guardavo sul divano con mio papà e ora posso allenarmi tutti i giorni
con te, come con Cusin, come con Monaldi e come Brisco, ed è molto un onore. Avete legato molto, no? Con Alessandro Gentile, tra gli Sì, altri, tra gli altri. super. Sì, era il tuo idolo, adesso è un compagno, è un amico, no? Sì, È assolutamente. una cosa curiosa. Senti, partiamo intanto con la prima grafica, prova di forza. Per sintetizzare in una sola definizione, è una prova di squadra questa qua, con tanti protagonisti, tanti. Giustamente l'abbiamo scelto Cusin, perché era tra quelli che hanno rubato meno la scena quest'anno, tra un motivo o l'altro. Però se una delle prime punte, se non la prima punta, come Alessandro Gentile, vive una giornata non da Gentile, però vinci in rimonta così, vuol dire che la squadra è forte. La squadra. No, ma la squadra per me non è forte, è fortissima. E questo ti fa capire che quando magari un giocatore fondamentale come Alessandro ha una giornata un po' più storta, comunque si riesce a trovare degli altri protagonisti, contro una squadra non facile, perché comunque è una squadra che gioca bene, che comunque difende, ha atletismo, e quindi abbiamo fatto un quarto-quarto clamoroso, secondo me. E siamo forti, sì. Stiamo giocando, caro Robby, senza Gaspardo, giusto per darti l'idea, no? En passant. E ti faccio questa domanda. Tu che di playoff ne hai giocati tanti. A questo punto, visto che rientrerà anche Gaspardo, visto che la chimica di squadra sta arrivando, visto che hai due lunghi che stanno entrando in condizione adesso, sto parlando di Cusin e di Pellegrino, ma ha senso andare a cercare un altro straniero a ridosso dei playoff? Ma io l'ho già detto, penso un mese fa, che secondo me la squadra direi che è a posto così, non credo, ho detto un mese fa che la squadra deve esclusivamente adesso, fino all'inizio di playoff e soprattutto in queste 6 partite, una l'ha già fatta, le restanti 5 partite, deve trovare l'amalgama. Al top del gruppo deve sfruttare al massimo tutte le sue armi che ha in tasca o attorno, che deve far sì che non ci siano giornate storte, diciamo, di Gentile, come è successo, che non ci siano i lunghi ignorati, ma che portano il loro lavoro, il fieno tagliato durante gli allenamenti. Perciò deve esserci questo grande lavoro, perché nei playoff conta soprattutto che la testa e la squadra, questo è fondamentale. Tutto quello che hai fatto fino ai playoff, non dico che non conta niente, però è quello che è fatto, dopo devi solo mettere in campo la tua voglia, la tua volontà, la tua testa, la tua anche intelligenza cestistica, tutte cose che magari durante il campionato si vedono meno, ma nei playoff devono venire fuori assolutamente. Volevo anche il pensiero di Stefano e di Pietro su questo, nel senso che è chiaro, se ti capita l'occasione di prendere un giocatore che sposta, ci mancherebbe altro, ma deve essere proprio secondo me l'occasione, perché stai cercando faticosamente di ritrovare la quadra e se ci stai riuscendo dalle ultime partite, no? Serviva uno scalpo di una grande, l'hai avuto, perché Piacenza lo è come, magari adesso fai un'altra grande prestazione con Milano. Però devi far entrare un giocatore nei giochi, nel gruppo, in tutto, se magari ai playoff, non lo so, puntini di sospensione. Vero, vero, soprattutto perché questa squadra ha dimostrato, io però l'avevo detto ancora quando le campane non stavano suonando, quindi sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Questa squadra è sempre stata squadra. L'unica cosa che doveva trovare era un equilibrio tra attacco e difesa per cercare di essere intensa su tutti e due i lati del campo. E in questa prima partita, soffrendo per 3 quarti, è riuscita a vincerla perché? Perché nel quarto quarto, quando ci voleva la birra, oltre che anche l'intelligenza, loro avevano i serbatoi pieni ed erano ancora capaci di giocarla. Questo è il grande merito di Finetti, secondo me. È riuscito a mettere a posto tutte le cose, ma in una lunghezza temporale che serve per vincere le partite, perché non serve segnare 40 punti in un quarto e poi finire la benzina e far giocare solo la squadra avversaria. Serve essere in campo per 40 minuti e alla fine avere la forza di segnare un canestro in più degli avversari perché hai qualcosa in più. E
in tutto questo, l'ingresso di un nuovo giocatore, a meno che non sia, non so, sto parlando di un 5 a caso, Kyle Hines. Vabbè, ho capito, sì. Beh. Non credo che sarà questo il prototipo del giocatore che verrà in A2, questo voglio dire. Perfetto, e allora se giochi con questi che sanno già quello che devono fare, come lo devono fare e quando lo devono fare, hai già un passo avanti rispetto agli altri. Perché il grande merito del coach è stato proprio quello, di costruire, di dare alla squadra una continuità di gioco, anche esatto, in mezzo a tanti di, errori. Di presenza, cioè sei sotto all'inizio, sei errori, sotto nel terzo quarto e continui. Questa è una squadra. Io sono d'accordo con Pietro quando dice soprattutto Udine è andata sotto anche tanto nel punteggio, ma effettivamente Piacenza non ha dato mai l'impressione di scappare del tutto, perché comunque... soprattutto poi è stato condizionato dall'avvio, adesso ve lo faccio vedere al volo sull'americano. È chiaro che fa comodo giocare con un americano in più, un lungo, però sono d'accordo con te quando dici inserirlo adesso nelle rotazioni, in tutto, nei giochi diventa tosto. Anche io mi ero accodato a Roberto e Pietro, secondo me non ne ha bisogno Udine perché la squadra è completissima e poi di americani travestiti ne ha due o tre. Gaspardo è fuori, però non c'è ovvio che adesso. Se inizi l'avvio, tra l'altro credo che abbia condizionato la partita di Gentile, forse proprio questo avvio, perché è stato abbastanza protagonista. Lo lascio andare velocemente perché tra l'altro Piacenza ha fatto questo break clamoroso che è andato a finire sull'11-0 in pochissimi secondi, no? Dando l'impressione che potesse essere un pomeriggio. Qui vedi Gentile anticipato, due punti facili, poi nell'azione successiva, la mando un po' avanti un po' più velocemente, c'è ancora una palla che arriva ad Ale, la gestisce, triplicato, la perde e arriva un altro canestro per Piacenza. Chiaro che iniziare così per qualsiasi squadra diventa difficile, anche perché qui rimbalzo offensivo semplice. Però dove voglio arrivare con questo discorso? Avete parlato dell'importanza dei lunghi. Chiaro che per gran parte della stagione hanno avuto le loro difficoltà, anche per via della carta d'identità, Cusin e Pellegrino, però se entrano in ritmo due giocatori quello così, che dico io. Cusin ha fatto la partita che ha fatto. Nella difficoltà, la prima vera scossa, secondo me Udine è rientrata in partita su questa giocata di Pellegrino, 7-19, era difficoltà clamorosa. Qui va sull'americano di Piacenza, gli mangia in testa, prende fallo e canestro e si rianima il Chiarnera. Ciccio sta sempre meglio, attenzione. Esatto, Ciccio non ha fatto grandissime cose, ma qui secondo me è iniziata la partita di Udine. Ciccio sta assolutamente sempre meglio, un giocatore che poi quando entra in fiducia diventa assolutamente pericoloso. Senti, ma visto che abbiamo Gianmarco, cosa hai preparato per lui? Beh, io ho preparato per lui le due giocate che ho selezionato della partita contro Piacenza. Una, è chiaramente l'abbiamo vista a più riprese, è la tripla, è il canestro che chiude su assist di Cusin. Guarda com'è contento il Cuso. Il Cuso gli dice proprio tira, perché giustamente la partita è finita, potevano fermarsi, ma è giusto segnare, sia per la differenza canestri che per quant'altro. Però mi è piaciuta soprattutto invece questa difesa, che anche in un momento, tra l'altro 10-19, proprio appena ha fatto quel canestro, quel gioco da tre Ciccio Pellegrino, qui tutta la qualità difensiva di sbilanciare l'avversario e far ripartire questa azione che porta alla schiacciata di Esposito. Quindi comunque, come abbiamo detto, un giovane che entra in una squadra di califfi da tutte le parti, è stato molto bravo e l'abbiamo visto anche nelle altre partite, nell'applicazione difensiva prima di tutto, perché di protagonisti in attacco che vogliono la palla ce ne sono ovviamente tanti, però la grande applicazione di inserirsi subito negli schemi e nell'intensità difensiva, come per esempio in questa azione che abbiamo visto, che possiamo rivedere, che tra l'altro è determinante in un momento della partita difficile. Quindi l'importante è quello che immagino Finetti gli chiede, proprio questo. Ma era rigore, gli ha fatto lo sgambetto. Secondo me era rigore, poi però. È rigore. Ho simulato. Non c'è il VAR, questo è il VAR. A proposito di Carlo, quanto è stato importante Carlo in tutta la tua carriera, brevissima fino adesso, perché vi conoscevate già da prima e poi ti ha tirato fuori dai problemi di Ferrara? Sì, sì, no, è stato fondamentale. Io Carlo ce l'ho avuto a Biella l'anno che c'era Galbiati come capo allenatore, che poi purtroppo è finito per il Covid. E poi da lì abbiamo anche iniziato un percorso estivo di lavori individuali. E quindi c'è anche un rapporto di amicizia con Carlo. E poi un mese fa mi è arrivata questa bellissima telefonata in un momento bruttissimo che mi ha un po' salvato, ecco. Chiaro, chiaro.
Senti, cosa si può raccontare di quello che è successo a Ferrara? Ma a Ferrara si può raccontare che la situazione quando noi siamo arrivati a inizio anno sapevamo che non fosse semplice. Durante il primo mese di settembre si erano trovati degli sponsor grossi che ci potevano dare una mano. I primi 4 mesi sono andati perfetti e poi il mese di febbraio abbiamo avuto un ritardo di poco, 15-20 giorni. E il presidente ci parlò di giovedì che noi dovevamo andare domenica a Nardò, che poi è stata l'ultima partita che abbiamo fatto, e ci aveva chiesto se volevamo andare. Noi eravamo un bellissimo gruppo che lavoravamo bene, ci trovavamo molto bene anche con lo staff, quindi abbiamo deciso di andare tutti, Avete vinto? abbiamo vinto e poi martedì purtroppo siamo stati liberati con un messaggio vocale. Senza la presenza del presidente, e quello è quello che ha Messaggio fatto vocale al più tecnico, male no? al Al coach, sì, a coach, Spiro a Leca, Spiro Lecca, che vi ha fatto ascoltare in che ci ha spogliatoio. fatto ascoltare in spogliatoio. È finita così la nostra stagione. Mamma mia, non c'è molto altro da aggiungere, però No, sei qua. E quindi voglio dire, sì, altri magari hanno no, no, altri problemi, tu meglio non poteva andare. meglio non poteva andare, Meglio non poteva andare. assolutamente. Tra l'altro, tornando al discorso della partita con Cividale, a me ha dato, l'ho vista quella partita, ero al Carnera, mi ha dato l'impressione di un ragazzo assolutamente sfrontato. Cioè, partita molto importante, grande pressione, la prima Udine, prendevi, tiravi, non hai avuto una mira pazzesca, tutt'altro, Sì. però continuavi ad andare avanti. Cioè, Sì, questo sì. è No, apprezzabilissimo, questo voglio dire. sono un ragazzo sfrontato, sì, che non ha paura di niente, anche perché sennò fisicamente non potrei giocare forse in questa categoria. Però sempre con rispetto di in che squadra sono entrato, perché in questa squadra qua bisogna, secondo me, soprattutto essendo così giovane, entrare in punta di piedi e portare quello che c'è bisogno in partita in partita. Perché sono qua per dare una mano, per buttarmi su un pallone, per fare un canestro quando serve, e quindi questo. A Cividale non avevo fatto nessun allenamento, Niente. però innanzitutto l'atmosfera era bellissima, poi era Sì, una sì. partita molto importante e quelle partite lì ti caricano anche. Sì, non puoi sbagliarle. A proposito di grandi giocatori che ti circondano, la nostra seconda slide è dedicata a uno degli altri califfi, forse l'uomo che sta avendo maggior impatto, cioè Diego Monaldi, no? E vedete alle mie spalle, ricomincio da tre. Al di là di tutto, questo è un tiratore pazzesco. Al di là di tutto, Sì, perché cioè, guida la squadra come se l'avesse guidata da sempre. è un tiratore pazzesco, ma non solo Non quello. solo quello. Io quando ne ho parlato dopo la partita di domenica con lui, che era il suo compleanno, mezzanotte, è stata anche una delle mie scelte venire qua, perché per me lui è nettamente il miglior playmaker della Lega 2 ed è un giocatore che fisicamente mi assomiglia, forse anche Sì, è vero. qualcosina per capacità, no? Comunque tirare, essere rapidi, e quindi per me confrontarmi tutti i giorni con lui è innanzitutto un insegnamento e poi sono orgoglioso di confrontarmi con lui, quindi è stata anche una delle mie scelte venire qua perché c'era un giocatore così. Una domanda, Roby. La capacità velocissima di prendersi la squadra da parte di Monaldi, senza soffocare nessuno, anzi mettendo in ritmo tutti. Ma è un giocatore, io definirei proprio di categoria, che viene da 2 anni dove ha giocato in 2 squadre con relativa promozione. Non dico tutto di merito suo, ma abbondantemente di merito suo, Certo. perché non solo coi punti, ma come sta facendo anche qui a Udine, ha fatto da collante di tutta la squadra, lo sta facendo anche qui a Udine, che fa giocare la squadra, però come nel derby, quando c'è da prendersi le responsabilità, non si tira indietro. Perciò Tutt'altro. è un giocatore di categoria che sa come gestire il gioco, la squadra e tutto l'ambiente, insomma, sia in campo e forse anche fuori dal campo, probabilmente anche in spogliatoio Sta dicendo sì. Persona stupenda. Deve essere uno che sa lavorare anche da quel lato lì Ma chi è più che forte a ping è pong? migliorato a Coniuci. ping pong. Questo è A quello ping che pong vogliamo. non me ne voglia Ale, ma le ultime le sta vincendo Diego, eh. Ah, Allora è che migliorato. storia, che storia.
Ecco perché Ale non ha giocato benissimo, era preoccupato. Era arrabbiato perché aveva perso contro. Cioè, che Diego facesse canestro lo sapevano non solo in Italia, anche in tutto il mondo, perché l'ha sempre fatto fin da quando era bambino, quindi non è mai stato un problema. Anzi, adesso ha costruito anche un palleggio a resto e tiro che prima non aveva, un tiro dalla mezza distanza che prima non aveva. Ma la cosa più bella che mi piace di Monaldi adesso è che ha imparato a gestire il ritmo della partita. Lui, fino all'ultima volta che l'ho visto io, era un giocatore che viaggiava a una velocità sola, che era una velocità a cui molti non arrivavano, però era solo quella. Invece adesso, nella partita di ieri, l'ho visto correre ed arrivare con la palla dall'altra parte, aspettando i suoi e giocando comunque una pallacanestro attiva. Fermarsi molto prima, organizzare e chiamare il gioco e andare dal giocatore in quel momento. Un'operazione credo sia stato così, che era marcato proprio da un punto di vista di mismatch in maniera vantaggiosa. Ecco, tutto questo fa parte del repertorio dei trucchi di magia di un playmaker che ha veramente i controfiocchi, diciamo. Controfiocchi non è male, tu che sei appassionato di vela, ci sta, perfetto, perfetto, ci sta. Oh, Monaldi, insomma, effettivamente appare alla grande quando tu vedi come fa la regia, l'abbiamo detto, da quando ha preso le chiavi in mano lui è un'altra storia, però ha anche questo leggerissimamente delizioso finta e tiro, qui va a prendersi lo scarico di Gentile, hop, un passo ed è sempre canestro, sempre fluidità con la retina che si muove appena. Scusa un attimo, Ste, puoi tornare indietro? Ce lo commenti da grande tiratore quale sei stato, questo gesto dell'arresto, tiro, mandi fuori tempo l'avversario? Ma è istinto, cioè, capito? Vedi, no, non puoi lasciarli un attimo, fa la finta, arriva, vede che sta arrivando l'avversario, lo prende in controtempo e ha un po' tutto il tempo per tirare, insomma, ecco, quello spazio che ha, cioè. Ma è una cosa. Nasci così. Sì, è una cosa istintiva tua, non è che la puoi creare nel senso a percentuale, nel senso che in allenamento fai 10 tiri e ti obblighi e devi metterti in testa che vuoi fare 9 su 10, insomma, ecco, sì, almeno, o 8 su 10. Perciò in allenamento lo costruisci così, ma dopo in partita è proprio... In partita devi saperlo fare. Tra l'altro qui invece stavamo vedendo un po' ingenua, tra virgolette, la difesa di Piacenza. Qui fa un buon movimento Esposito, in tre collassano su Ethan, rimane solo. Chiaro che siamo 0-11, è il primo canestro di Udine in questa partita, però Cesana che deve arrancare e lo fa cadere, perché con quella finta è un attimo e ti manda per terra. Altro canestro che mi fa agganciare a un argomento molto importante, questa è la difesa, soprattutto che fa Udine con Esposito che disturba il ferro, il tap out di Palumbo, poi la palla per Monaldi che in transizione qui fa una tripla pesantissima, il risultato è ben diverso da quello che abbiamo visto prima, ma di difese Udine l'abbiamo bacchettata quando difendeva un po' Allegra, nonostante gli 80 punti ha difeso alla grande. E come ho fatto vedere prima nel canestro di Cousin, quando arriva una difesa fatta così, con Brisco che sporca la palla, che se si applica anche Brisco in difesa è fatta, secondo me, arriva un canestro in transizione facile con Ale Gentile. E infine ho selezionato una difesona, così l'ho chiamata, in cui davvero tutti sono applicatissimi. Qui mandano Cesana nella trappola, in tre, vanno proprio a soffocare il numero 90 che prova ad uscire, Gentile la sporca, riesce a salvarla sulla linea, Cousin arriva prima di Skins e poi arriva subito la palla in transizione velocissima con il canestro di Palumbo. Questo è proprio il manifesto poi della vittoria. E ti dico un'altra cosa, se non brilla magari nella metà campo offensiva Alessandro Gentile, abbiamo visto almeno in un paio, sì, di fotogrammi, un giocatore della sua esperienza che si butta, si sbuccia come un ragazzino, ginocchia e gomiti, complimenti ad Alessandro, anche nella della difficoltà di una partita magari non brillantissima davanti.
Sì, che poi non brillantissima, però. No, ce ne sei, sì, è Alessandro Gentile che ti aspetti determinate ha colpito cose. Che Udine la fiammata finale l'ha avuta con lui. Però, diciamo, però vedrai poi comunque ha fatto 10-11 punti, numeri importanti. Palle recuperate. No. Senti, a proposito di chi ha brillato poco, Pepper. Parliamo di Cividale e noi abbiamo giocato ancora una volta sul suo cognome, Too Much Pepper. Poi è arrivato l'edipo, voglio dire, sì, giusto per dire, esce uno e entra l'altro. Intanto 44. La schermata, Too Much Pepper, Cividale. 44. Troppo Pepe, ragazzi. Troppo. 44 punti in due, 23 Pepper quasi tutti nella prima metà, 21 Redivo quasi tutti nella seconda metà. Ci ha colpito, insomma, ho selezionato come al solito qualche azione. Partiamo da, come al solito, l'importanza della difesa di Cividale, che qui con Furin, che magari appare poco nelle statistiche, fa una difesa incredibile, rapida transizione anche qui, tiro nei primi 5 secondi, canestro da 3 di Pepper, che ovviamente viaggiava a dei ritmi forsennati, la difesa di Miani, che qui due volte riesce a fermare Pullazzi, che prova ad andare sotto e scadono i 24 secondi, un altro punto di forza di Cividale. Qui invece abbiamo Redivo e Rota che stanno trovando un'intesa sempre migliore, scambi stretti e tripla dell'argentino che ha fatto comunque un partitone. Rota che ha fatto solo 3 punti, però è rimasto importantissimo negli assist. Qui il primo no look che fa molto bello a Miani, il secondo canestro della partita, si ripeterà nel momento di fiammata di Mua. Secondo me qui Cividale ha vinto la partita perché Milano era molto in difficoltà, chiaramente a meno 12, e è riuscito Mua a mandare fuori i giri, fuori proprio dal motore Amato. Gli ruba questa palla, Amato era già, dava un po' segnali di nervosismo, l'abbiamo conosciuto a Udine, diciamo che ovviamente è uno che quando è lucido è capace di farti 30 punti, qui infatti va subito di soluzione personale, come diceva prima anche Pietro, sbaglia, permette poi a Cividale di avere altre azioni, altre difese comunque buone, qui Amato ancora che prova ad andare sotto, e perde palla, e questo per farvi vedere il secondo assist no look. Questo è incredibile. Il secondo assist no look di Rota, molto bello, ancora Amato che si perde sulla linea di fondo Mua, però comunque Rota ci mette del suo con questo passaggio no look bellissimo. Chiudiamo con le due azioni top, così le ho chiamate. Questa mi è piaciuta molto per dare una menzione anche a Cassese, che veramente adesso sta facendo il gregario di lusso di questa squadra. Rimbalzo offensivo lo prende Rota, tra l'altro, questo è un po' un segnale. Con Rota che la dà Cassese, Pepper che segue un taglio, passaggio al volo sotto, molto bello. E chiudiamo invece con questa, perché viene coinvolta praticamente tutta la squadra, con il blocco di Dell'Agnello a far uscire Redivo. Miani per Redivo, Redivo per Dell'Agnello. Qui, insomma, c'è tutta la qualità del gioco di Pilla, devo dire. Domanda un po' a tutti, mi risponde qualcuno. Probabilmente Cividale dai quarti avrà la bella in casa. Punto di domanda. Deve mantenere la sì, posizione. È probabile, probabile, diciamo che... è possibile. Cioè, se va avanti di questo passo, la prova di forza offerta contro Milano fa ben pensare, no, obiettivamente. Però, qualora ci fosse, Pietro, ti lascio fuori dai discorsi, Pietro, chiediamo a Roberto, chiediamo a Stefano, cioè andare a giocare a Cividale l'eventuale quinta... È un problema un po' per tutti. No, certo, deve mantenere le prime due posizioni, l'abbiamo detto, la regia ci ha proposto la classifica, chiaro che Torino è una delle candidate a restare lì su, sì. E Udine è una di quelle che deve andare. Tra l'altro, come dicevo nel servizio, questa è una delle due combinazioni secondo cui ci sarebbe il derby. E dal mio punto di vista Udine arriverà lanciata, però Cividale, se riesce a mantenere quelle due posizioni, è chiaro che la gara 5 lì è difficile perché, cioè, non... come diceva prima, è piena di trappole, è un campo difficile per tutti. Veramente da non andare. Ci ha vinto Ferrara, è una delle pochissime. Sotto di 20 eravamo, esatto. Secondo quarto. Sembrava finita al secondo quarto invece. Sì, sì. È una cosa abbastanza singolare. A proposito di campi infuocati, la nostra ultima grafica è legata anche al Carnera. Tu dicevi atmosfera fantastica. 8 vittorie consecutive in casa, Carnera Power. È assolutamente il caso di parlarne. Bellissima, tra l'altro, questa foto con una grafica che veramente coinvolge tutti quanti. Questo è un palasport, ti sarei reso conto com'è la gente friulana, abbastanza, non dico silenziosa, ma un po' ovattato, però quando si riesce ad accendere è una bolgia. Sì, si è visto anche nei primi 3 quarti di domenica, poi il quarto quarto era una bolgia.
quando abbiamo iniziato a difendere forte, buttarci sui palloni. No, è bello, mi sembra un po' di rivivere Biella, gli anni in cui prima del Covid c'era tanta gente e avere un pubblico così, un pubblico che ti segue ogni domenica è veramente come giocare con il sesto uomo. Vabbè, è assolutamente così, ma No, ho ripescato, grazie all'aiuto della regia, perché di Gianmarco abbiamo fatto vedere le cose di Udine, prima mi è venuto in mente e l'abbiamo ripescata al volo. Certo, non è il modo bello di entrare nella storia, ma vediamo come è entrato nella storia di Ferrara, proprio per quella partita che abbiamo detto di Nardò. rimessa di Fianegonda su di lui, Donda, palla per Bertetti che sfida Baldasso, va via Bertetti, appoggia al tabellone, i 2 punti che valgono probabilmente la vittoria di Ferrara, la preghiera di Stojanovic che non va a bersaglio, allora la vince all'ultimo possesso Ferrara con l'uno contro tutti di Gianmarco Bertetti che si mette in proprio e arresta quella che era un filotto di 6 sconfitte consecutive per gli ospiti che trovano 2 punti fondamentali per riscattare la propria stagione. Lo devi Sì, fare tra anche con la qua adesso. consapevolezza che era probabilmente l'ultima azione, però avete festeggiato tantissimo. È una scena talmente brutta per il significato quanto bella Sì, nell'avvenimento. no, arrivavamo da una settimana non bellissima perché poi quando ti trovi veramente in un bel gruppo dove hai piacere di stare insieme anche fuori dalle classiche 4 ore al giorno dentro al campo. E veramente è stata come se fosse l'ultima partita insieme, c'era gente che piangeva, eravamo tutti dispiaciuti e quindi è stato molto bello. Purtroppo poi dopo 2 giorni abbiamo avuto la bruttissima notizia. Via messaggio. Sì. Comunque, adesso che ce l'hai fatta vedere, adesso l'aspettiamo al Carnera. O in trasferta con questa maglia, voglio dire, non doveva farcela vedere Stefano, perché adesso poi, voglio dire, anche i tifosi. Ma giusto, lui è entrato in punta di piedi, però è un signor Giocatore. giocatore, cioè fa capire la qualità del roster di Udine Sì, comunque. appunto, Sì, 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 è sì, sì. Certo, assolutamente vero. Ci proiettiamo sul prossimo turno, Stefano, giusto per avere un'idea. il prossimo turno ovviamente, tra l'altro in relazione alla classifica che vedevamo prima, sarà molto importante per la sfida tra Torino e Cividale, Francociani che comincia ad assaporare il clima delle sue friulane con Cividale, perché sono prima in vetta a 8 punti, Urania Milano che invece ospiterà Udine e anche qui, come dicevo in fase di presentazione, Urania Milano che comunque ha tantissime armi, ha comunque tanto entusiasmo nonostante la brutta sconfitta. C'è poi Piacenza Fortitudo che è un po' l'ultima chiamata perché Piacenza 0 punti, Fortitudo 2, le altre si stanno staccando. Diciamo che la squadra che tu adori dovrebbe dare uno squillo, perché tra l'altro è Però una che può diventare la mina vagante ci sono dei limiti precisi. Torino 7 in 7 ha vinto a Bologna, con Bologna avanti nel punteggio. Ci sono dei limiti abbastanza conclamati di una squadra che non riesce mai a fare il salto. Di ma queste, secondo me, è la meno forte, obiettivamente, di questo gruppo. Torino Netta, anche che ha problemi netta. di infortuni, ma In nonostante 7, ma ne parlavamo con Gianmarco prima dell'avvio della trasmissione, in 7, ma benissimo allenati, i giocatori che sanno fare tutto. Sì, Quindi Franco è. Torino è una squadra forte, anche in 7 è una squadra forte, molto forte. Diciamo che come allenatori, le due squadre che sono in vetta non hanno allenatori casuali. Tu che conosci bene l'Urania Milano, Pietro, che partita ti aspetti? Non sarà l'Urania vista Cividale, questo è poco ma sicuro, mi sento di dirlo. Però mi sembra una squadra molto giocabile per Udine, perché gioca e fa giocare. L'Urania che ho visto Cividale è l'Urania che gioca, sì, come dicevi tu, gioca e fa giocare, ma è sempre stata una caratteristica anche della squadra durante tutta la stagione, nel senso, non è una squadra votata alla difesa, e questo lo sappiamo. Non è una squadra che ti morde le caviglie, però è una squadra che ha fisico, che ha atletismo e che ha anche talento. Nel momento in cui trovano le soluzioni giuste, soprattutto trovano i canestri importanti e Amato. Oltre che mettersi in ritmo lui, riesce a mettere in ritmo anche i suoi esterni e i suoi centri. È una squadra che è abbastanza pericolosa. Secondo me, vedendola giocare, ama il passing game con passaggio orizzontale e blocco verticale, passaggio verticale e blocco orizzontale, che serve
soprattutto per allargare il campo e per dare spazio ai tiratori. Se i tiratori riescono a trovare il ritmo e non sono quindi braccati dalla difesa di Udine, cominciano a diventare pericolosi. Con una difesa come quella che ha fatto Udine nel quarto quarto, ecco, la vedo abbastanza abbordabile questa partita. Però sai, dipende, l'Urania vive e muore sulle percentuali del tiro da tre punti, quindi è tutta lì. Bloccargli quel tipo di gioco o limitare quel tipo di gioco è già un passo avanti rispetto a quello che potrebbe essere il finale. Pozza Cividale non ha tirato bene, tanto per dirne uno. Il duello Amato Monaldi, secondo me, da lì passa molto. Perché se gli blocchi le percentuali di tiro, diventa Urania? Urania impoverita. Mi è venuta tardi, facevamo la grafica. Se no, facevamo la grafica. Urania impoverita. No. Questa è venuta fuori adesso, che l'ora è tarda. Abbiate pazienza. Allora, tarda, ci vengono le grandi idee. Assolutamente. Dobbiamo ancora analizzare la partita dell'alieno che quando vuole, atterrato al Carnera, fa quello che gli pare. Isaiah Brisco, qui abbiamo selezionato 6 punti consecutivi che fa con una tripla in scioltezza e soprattutto però sul finale di quarto questa giocata va dentro come se nulla fosse ed end one. Poi Brisco che qui premia il grandissimo lavoro di Antonutti, va citato anche lui perché è stato determinante in alcune giocate, soprattutto nel secondo quarto come questa, con Piacenza che prova ad andare dentro, l'ottimo intercetto, palla sporcata da Antonutti che subito fa ripartire Isaia che parte, poi vede la possibilità di tirare perché inspiegabilmente viene lasciato lì, tripla anche qui di una semplicità incredibile, poi fa azioni in solitaria che ti fanno girare la testa solo a vederle, quindi immagino difenderle in campo, qui anche con un duro contatto fisico, poi andrà a chiedere scusa al suo avversario. Questa è un'altra tripla che spacca definitivamente la partita, senza ritmo, con la mano in faccia dell'avversario. Poi ancora, dicevamo dell'applicazione difensiva, questa è una giocata importantissima, perché capisce prima cosa sta succedendo, la ruba, schiaccia, infiamma il Carnera e riporta avanti Udine. Però, chiudo, con, secondo me, la giocata che ammazza definitivamente la partita, non è di Brisco, anche se parte con la solita serpentina qui, parte con uno dei suoi canestri, più 8, però chiaramente c'è ancora parecchio tempo per Piacenza, merita una menzione questo ragazzo, perché tra l'altro ce l'ha detto Finetti, aveva avuto un problema alla caviglia, parliamo di Mattia Palumbo, era stato rimesso in piedi all'ultimo, qui un fallo. Andiamo direttamente ovviamente alla rimessa che si sviluppa con la difesa che si muove benissimo. Guardate dove parte Palumbo che è qui, andrà a recuperare pallone praticamente da questa parte del campo seguendo tutto il taglio del suo avversario, rimane sempre concentrato, eccolo. Salto e poi con finta di consegnare la palla ad Esposito, anche una bella giocata qui. Davvero si è meritato la copertina per questo, perché in mezzo a tanto Brisco ci sono stati anche tanto supporting cast. Come viene due chiamato. Cose Gianmarco, Palumbo e Brisco, da guardone sei arrivato in questa squadra e vedi due giocatori. Di Palumbo si parlava di un talento pazzesco che si sta ritrovando adesso, no? Perché è un giocatore che sa fare veramente tante cose. Di Brisco è difficile trovare aggettivi nuovi. Secondo me il peggior nemico di se stesso è Isaia. Quando è completamente connesso, è un giocatore immarcabile. Sì, Mattia sta facendo molto bene. Purtroppo ha avuto anche quel problema sabato mattina che ci ha fatto un po' preoccupare. Ma poi è un giocatore che può giocare su tre ruoli, a stazza, a letture. E nell'ultimo periodo sta anche facendo canestro da tre punti, perché contro Nardò mi sembra che non abbia mai sbagliato un tiro da tre. E invece Isaia è fortissimo, per me è veramente l'americano più forte anche lui del campionato, e ce lo sta mostrando, perché l'ultimo quarto ha fatto un quarto clamoroso, ma anche in difesa, cioè non esatto, solo in attacco. Esatto. Però secondo me anche lui sta iniziando un po' a carburare, so che è stato fuori tanto e sta secondo me diminuendo gli up and down, e se lui ritrova continuità diventiamo forti. In chiusura, Robby, proprio questo, se Brisco
diminuisce i down, per capirsi, e rimane il giocatore capace di rubare palla, se è presente anche in difesa, a questo punto si apre un altro campionato, perché Udine può vincere in trasferta, perché ai playoff dovrai vincere qualcosa in trasferta, perché non parti da primo della classe, quindi non potrai affidarti solo al Carnera, ma tranquillamente Udine può andare a vincere un po' ovunque. Ma Udine sta facendo un nuovo campionato, sì. Anche se sulla, chiamiamola, direttiva di partenza iniziale, nel senso che sono stati presi e poi inseriti ottimi giocatori, sono tutti giocatori forti. Serviva un giocatore che li incollasse, che li facesse giocare assieme, che completasse il puzzle, che li incastrasse bene. Purtroppo, secondo me, l'ho detto fin dall'inizio, Cheryl non era il giocatore per fare questo lavoro. Era un giocatore che poteva fare 20, 25, anche 30 punti a partita, ma diverso. Non era, però non era un giocatore. L'arrivo di Monaldi effettivamente ha stravolto, e probabilmente anche lui sta imparando, certo, a capire e a gestire, quando deve dare respiro a Monaldi, la situazione nella maniera, perché quando è stato in campo l'ha fatto anche lui questo lavoro qui. Perciò è questo il discorso. Udine non la scopriamo adesso, era partita anche abbastanza bene all'inizio dell'anno, però poi tutte le cose che sono successe, tutti i problemi, e cambio di allenatore. Però penso che adesso, con l'inserimento di Monaldi, è fondamentale questo collante per mettere insieme la squadra. Ci stanno riuscendo. Per questo anche tu hai chiesto prima se è il caso di inserire un altro giocatore. Secondo me no, ma anche soprattutto per questo motivo. Perché, come si dice, inserendo un lungo nella squadra dovresti stravolgere ancora di nuovo il gioco, perché non puoi prendere un lungo straniero americano alla Cousin o alla Ciccio Pellegrino, sì. un duplicato certo. Difficilmente lo trovi il lungo americano, bravo, forte, viene e vuole, oltre che giocare, vuole avere la palla in mano, vuole mettersi in mostra, però non è stato fatto fin dall'inizio in questo il modo di giocare della squadra. Perciò io direi che bisogna, come abbiamo detto, migliorare in questa maniera, andare avanti e coalizzarsi nel gruppo, in questo gruppo che sta dimostrando che, se vuole, se ha voglia di giocare insieme di squadra, può ottenere dei buoni risultati. Su Sherrill, giustissimo, perché da quando è a Mantova fa 21 punti di media, ma non era quello che aveva bisogno. Ma non è questo. Aveva bisogno di uno che mettesse in ritmo i compagni, non che segnasse punti, perché ce n'è già tanti. Ce n'è già. Sherrill, Mian, Musini, il coach, Matteo Bonicioli, sembra preistoria, è cambiata tantissimo. Cambiata tantissimo la faccia dell'APU, via ma via. Ma anche il coach è cambiato per via delle rotazioni, perché quando hai tanti giocatori, no? È così. Quello poi se ne metti un altro ancora. Mamma mia. Volevi dire qualcosa? Hanno ruotato in 10 nell'ultima partita, che è tanta roba. Sono comunque riesci a dare a tutti una soddisfazione personale e renderli partecipi. In 10 giocatori, se tu vai a vedere, ce ne sono 3 che arrivano magari a 30-32 minuti, tutti gli altri se li dividono. E quindi anche lo stesso Gentile gioca 20, 21, 25. Se riesci a fare tutta questa cosa, ritorniamo al discorso di prima, mantieni l'intensità alta, sia in attacco che in difesa, per 40 minuti, e per gli avversari sono dolori, tanti dolori. Ci dobbiamo fermare, che abbiamo sforacchiato anche in questa serata. Pietro, ci vediamo più avanti e vi do una notizia. La prossima puntata Pietro la farà qui da noi, è vero o no? E porta l'orologio. Live. Esatto. Cos'hai detto? E porta l'orologio con sé, sì, certo, giustamente, lo porta da casa in trasmissione. Lo porta in trasmissione. Anche la ventola che c'hai dietro. Senz'altro, tutto porta. Che fa caldo, quel che ci serve. Roby, un salutone. Stefano, grazie. Ciao, grazie come sempre che ha condotto insieme a me, Stefano. Bocca al lupo. E grazie di essere venuto a trovare. Grazie a voi. Ci vediamo più avanti, ci vediamo in campo. Ciao a tutti. Ciao.